Ok ragazzi, come uscire da una chetogenica? Si parla spesso di come attuarla, quando attuarla, perché attuarla, però non si parla mai di come uscire nel momento in cui ci siamo sostanzialmente rotti le palle. Ecco, se nella maggior parte dei casi basta semplicemente reintrodurre i carboidrati pian piano, in alcune situazioni, in alcuni contesti questo non basta. Perché nella maggior parte dei casi una dieta chetogenica corrisponde anche a una dieta ipocalorica. Quindi sostanzialmente quando facciamo chetogenica facciamo in realtà una definizione. In contesti come questi è abbastanza noto che la capacità di gestione dei carboidrati tende un po' a inficiarsi. Pensiamo a tutte le persone che stanno a 800 calorie, non mangiano carboidrati, non riescono a dimagrire, nel momento in cui prendono un tozzetto di pane diventano palle d'acqua, è molto impressionante. Ecco però, se ci pensate, è un po' un controsenso. In effetti uno dei presupposti che abbiamo visto, parlando poi di mini cut eccetera, di ripristinare la sensibilità insulinica è proprio una dieta ipocalorica e ipoglucidica. E perché quando questo viene esasperato la cosa funziona da un punto di vista totalmente inverso? Ecco, da un punto di vista endocrinologico, negli ultimi anni si sta ponendo l'accento su un simpatico amichetto, che è il reverse T3. Questo personaggio è sostanzialmente un ormone tiroideo, che tende ad alzarsi durante periodi di ipoalimentazione in parallelo ad una diminuzione del T3 normale. Quindi i tiroidei si abbassano e il reverse T3 tende ad alzarsi. Ecco, il problema è che alti livelli di questo simpatico bastardo tendono a portarci a uno stato sostanzialmente di resistenza insulinica. Quindi in sostanza mangiamo poco, mangiamo praticamente nessun carboidrati, il reverse T3 è alto e siamo insulino resistenti. Un bel paradosso se ci pensate, però obiettivamente questo spiega molte cose. Ecco, c'è da dire che bisogna anche gradare da un punto di vista dell'ampiezza di questo effetto, perché un conto sono 2 mesi in chetogenica, un conto invece passare un anno in cui non mangiamo praticamente niente, in più stiamo in chetogenica, e quindi effettivamente la capacità di gestione dei carboidrati è seriamente inficiata. Ecco, quindi il consiglio generalmente qual è? Quello di reintrodurre pochi carboidrati gradualmente, esclusivamente nel post-workout. Questo perché dopo l'attività fisica i GLUT4 tendono ad essere molto attivi per meccanismi indipendenti dall'insulina. Quindi non serve che coinvolgiamo questo ormone, i carboidrati verranno comunque presi e stoccati all'interno delle cellule muscolari. Il che vuol dire che sostanzialmente riusciamo comunque a gestirli. Ecco, tassello dopo tassello dopo tassello dopo tassello, i carboidrati sono abbastanza alti per ripristinare la funzionalità tiroidea, quindi i tiroidei tendono ad alzarsi e questo bastardo qua se ne va a farsi. Ovviamente, come abbiamo detto, si tratta di una strategia da utilizzare soltanto in determinate occasioni, ossia quando questo periodo di chetogenica e di ipoalimentazione viene veramente esasperato, però comunque è un valido spunto per poter ragionare su un argomento che obiettivamente in campo medico sta facendo discutere molto e che si sta riproponendo un po' meno nell'ambito del fitness e della ricomposizione corporea in generale, perché poi alla fine ragazzi tutto è molto più semplice di quello che uno non possa credere, però in molti contesti è semplicemente un piccolo insignificante fattore che ti porta avanti il gioco. Sarsi, questo bastardo qua se ne va finalmente a quel paese, ne va a farsi fuori. Un bel paradosso.